Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Alexis Sanchez, senza ombra di dubbio. Unisce una velocità pazzesca a grandi doti tecniche e questo gli permette di saltare l'uomo con grande facilità. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. E si comincia. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Direi che Candreva. La sua versatilità gli permette di giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Ma io lo preferisco di gran lunga come laterale destro, quando riesce a dare sempre intensità alla sua azione offensiva. Crossa da qualsiasi posizione ed è sempre pericoloso. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Scodella in avanti. Chiesa. Chiesa! Palla veramente fuori del soffio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ashley Young, Alexis Sanchez e passa. Alexis Sanchez crossa. Castrovilli. Pulgar, pallone lungo in verticale. Cerca di lanciare il compagno. Ottimo intervento. Candreva, Ashley Young. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Bell'intervento difensivo. Ribéry. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Si libera la grande. Numero. Castrovilli. Può andare in rete, occhio alla conclusione. Buona la conclusione. Valero. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Prova a giocarla in profondità. Pulgar. Castrovilli. Ribéry. Valero. Barella. Allarga il gioco a destra. Accelera sulla destra. Arriva il cross di Candreva. Palla intercettata. Qui deve tirare. Tiro davvero da dimenticare. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più.
Pulga. La Fiorentina al calcio di punizione. Caceres. Prova Ribéry. Grande movimento nello spazio. La toglie dalla porta. Salva la sua porta. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Tenta di allontanare il pallone. Castrovilli. Possibilità di tiro. Lukaku. Bastoni. Barella. A sinistra con il passaggio. La gioca in profondità. Palla che filtra per Alexis Sanchez. Colpisce il pallone. Finalizzazione decisamente infelice. Era proprio lì, davanti alla porta, ha buttato via l'occasione. Lungo passaggio in avanti. Pulga. Pollirola. Chiesa. Chiesa tenta la fondo sulla destra. Pollirola. Pulga. Vede la porta. È in ottima posizione. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Barella. C'è la palla lunga in avanti. Lukaku. Sulla destra. Da lì può segnare. Arriva il cross di Lukaku. Enrique. Caceres. Milenkovic. Chiesa. Tutte e due le squadre hanno avuto diverse occasioni da gol. Credo che la prima rete non tarderà ad arrivare. Bastoni. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Cerca lo spunto. Non c'era spazio. Candreva. Cerca il numero. Palla filtra. Lukaku. Alexis Sanchez. Si esprime in un buon intervento. Il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. Cutrone. Ribéry. La Fiorentina a calcio di punizione. Punizione, manca poco lo scadere, devono approfittarne. Se vuole provarci da quella di... Ribéry. Un gol fantastico. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Punteggio di 1-0 al referto. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Arriva Alexis Sanchez. Valero. Tocco morbido. Chance per tirare. E ha concluso in maniera magnifica un'azione straordinaria. Una giocata perfetta. Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. Un fantastico tiro al volo per un grande gol.
Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Si ricomincia da una situazione di parità. Il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Scatta verso il pallone. Passaggio filtrante per Candreva. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Termina così il primo tempo. È stata una partita con continui capovolgimenti di fronte e tante emozioni. Se nel secondo tempo avremo anche solo la metà delle occasioni da gol viste finora, i telespettatori non resteranno delusi. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Ashley Young, Barella, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Enrique. Pulgar. Valero. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Alexis Sanchez. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Prova a scavalcare la difesa. Attenzione al tiro! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Cáceres prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ribéry. Castrovilli. Si libera della palla ed evita complicazioni. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scodella in avanti. Ribéry cerca spazio per l'affondo. Pulgar. Brozovic. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Palla in avanti verso il compagno. E viene ammonito per simulazione. Di certo non poteva sperare di farla franca. L'arbitro era posizionato bene e ha visto tutto. Pessella. Cáceres. Enrique. La Fiorentina cerca spazio per affondare. Lungo passaggio in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Valero, oggi è andato a segno. Allarga il gioco. Palla di nuovo verso il centro. Prova la giocata di fino. Porca Valero. Non può sbagliare. Preferisce il retropassaggio. Ecco il tiro. E c'è il gol dell'Inter. Sono di nuovo in vantaggio. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno.
Pulga, Pollirola, Chiesa, e sarà rimessa con le mani. Castrovilli, Pulga, l'appoggio sulla fascia, Chiesa, da lì può crossare, bel gesto tecnico, trova il compagno in buona posizione, Chiesa, raccoglie un passaggio, occhio al tiro, va in rete! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Incredibile. Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Gioca una palla lunga. Provano a ripartire da dietro. Skriniar. De Vrij. C'è la palla lunga in avanti. Palla che filtra per Alexis Sanchez. Ci mette la testa. E c'è il gol con Winter. Rimettono la testa avanti. Che partita! Grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Conducono con una rete in più degli avversari. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Enrique. Prova Ribéry. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Calcio di punizione per l'Inter. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Lukaku cerca di pescare il compagno col filtrante. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Ribéry. Prova la giocata di misura. Cutrone! Ottimo dribbling! Potrebbe essere l'ultima chance. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Ribéry riceve in posizione in grande parata su una palla insidiosa. Allontana il pallone. La Fiorentina prende subito il possesso della sfera. Scatta verso il pallone. Ribéry prova a verticalizzare. Pallone lungo in verticale. E c'è il boato del pubblico. Sentite la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. È una lezione durissima questa. È una partita molto importante. La stavano controllando e poi l'hanno letteralmente buttata via. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Nel calcio vincere è anche un fatto mentale. Oggi la squadra non è stata all'altezza degli avversari da